Nel corso degli accertamenti sono stati evidenziati elementi di reità a carico di 79 persone. L'attività criminale era compiuta prevalentemente attraverso la gestione diretta e pilotata, dietro compensi in denaro, regali, assunzioni o beni, di gare d'appalto per il conferimento di lavori edili presso strutture aziendali in gestione al Dipartimento di Salute Mentale di Aversa, la gestione di pazienti psichiatrici a strutture private, esterne convenzionate, però senza alcuna valutazione del percorso riabilitativo. Oppure l'affidamento del servizio di emergenza, il 118, a favore di un'associazione di volontariato. Il riciclaggio da parte dei medesimi funzionari, dei soldi ottenuti illecitamente in altre strutture private ove erano soci occulti. La creazione di progetti fittizi mai attuati a favore dei disabili a solo fine di dividersi i soldi, in seno alla ASL, con i relativi fondi. La ricettazione e la dispensazione di medicinali da parte di personale sanitario non abilitato, l'affidamento di incarichi in seno alla ASL tramite un traffico di influenze illecite, l'acquisto di beni con i fondi statali per esigenze private, l'emissione di falsi certificati medici e numerosi casi di assenteismo.